fratello Luigi incarnava l'amore di Dio per l'uomo. È tutto lì, fratello Luigi. Quello che lui ha fatto è normale, ha fatto il suo dovere. Noi ci hanno insegnato così. La gioia, la semplicità, il sacrificio sono strade per raggiungere la santità, meta di tutti i cristiani. Fratello Luigi della Consolata, al secolo Andrea Bordino, le ha percorse giorno dopo giorno, assumendo come stile di vita il nascondimento, il silenzio. Il suo viaggio, iniziato nelle vigne di Castellinaldo, piccolo centro delle Langhe dove era nato il 12 agosto 1922, si concluse 55 anni più tardi a motivo di un male incurabile, la leucemia. Era un tipo allegro, giocava, faceva normalissimo. Uno scavezzacollo, come si dice. Andava in vigna, con una macchina umana, c'era un gran lavoratore, quello sì. Però al mattino prima a messa, poi si faceva il lavoro quotidiano e la sera il Santo Rosario era obbligatorio. Così queste regole la mamma ce le ha sempre messe. Ecco, questa è la foto che c'è, sono tutti loro, tutta la sua famiglia, papà, mamma e 7 fratelli. E questa è dei genitori. Era 1,85 quando era a casa, era 90 più chili, un uomo robusto. Vedo un uomo che mi fa segno, fermati, vieni qui che devo parlarti, e aveva un carro carico di legno e c'era un po' di dirampa e quel cavallo non gliela faceva più, vieni qui che devi darmi una mano. E intanto è spunta fratello Luigi in bicicletta che veniva da Castellinaldo. E oh, qui c'è il nostro, questo qui è più forte che il mio cavallo. Fermalo, questo si mette da una parte, dalla spalla incontra quella legna. E il cavallo, plac, è andato sulla banchina, c'è in ginocchio. Alle bocce, al pallone, era uno dei migliori in quei tempi. Nell'attico, se non andava in Cotolengo, poteva anche diventare un giocatore di prima categoria. Tra le tante pagine che hanno insanguinato la Seconda Guerra Mondiale, una delle più tragiche è legata alla campagna di Russia. Nel gennaio 1942, Andrea Bordino, appena 19enne, venne arruolato nell'artiglieria alpina di Stanza a Cuneo. Lì ebbe la consolazione di trovare il fratello Risbaldo partito parecchi mesi prima. Il destino li terrà uniti a filo doppio per 4 interminabili anni. Resteranno insieme sul fronte del Don e nei campi di prigionia della Siberia e dell'Uzbekistan. Non riuscì a separarli neppure la drammatica ritirata sulle lande nevose, fatale a tanti soldati morti di fame o freddo. Come era, guardi, le hanno scritto, le hanno fatto, però proprio realmente non si può neanche spiegare cosa abbiamo passato, perché l'ho già detto anche prima, io cerco di dimenticare, non ricordare. Le morti nessuno li cercava, i feriti gravi, niente, nessuno li portava via, lì se uno cadeva a terra doveva morire. E tanti sono morti proprio disperati, imprecando ancora. La draga li ammucchiava, poi li prendeva con le pale. Ne sotterrevano 400, 500, cosa c'era? In una buca, un po' di terra sopra. Sono arrivato una sera, l'ho trovata, era giù di careggiata, proprio giù di careggiata, che non stava più in piedi. E poi di lì siamo stati un po' di tempo, che ognuno sa, perché là era un problema.
non era come qua, là uno aveva una gamba rotta, l'altro aveva la gamba gelata, uno gridava da una parte, uno gridava dall'altra, erano tutti malati più o meno. Era una brava persona, insomma, guardava i malati e gli dava quello che aveva, ma aveva poco da dargli, medicine ne avevamo poche. Fasciava i feriti, i compagni feriti, li fasciava con degli stracci perché i russi non avevano medicazione. E poi se magari vedeva uno che stava male, che secondo lui c'era il caso che morisse anche la notte, ci stava vicino tutta la notte. Una sera mi ha dato una razione a me, io credevo che avesse avanzato qualcosa, invece era la sua. Non è che vivesse d'aria, aveva fame anche lui, ma se poteva fare un favore a un altro, lui era deciso di farlo. È per questo che io lo stimavo come è stato. Perdere la fede là era un attimo, che tanti dicevano, ma se è vero che c'è il Signore, come fa a permettere delle cose così? Lui non l'ha spiegata questa cosa e non voleva spiegarla, ma probabilmente non aveva la spiegazione. Lui l'ha pregata. Infatti già allora dicevano che lui pregava, che lui faceva pregare, che lui comunque anche nelle situazioni più disperate arrivava a dire: qualcuno è tornato da tutte le battaglie, torneremo anche noi, ecco. Lui non ha perso la fede perché l'abbia aumentata. La guerra, io penso che fratello Luigi l'ha visto in una maniera per lui, e a noi ci ha lasciato un esempio, come di un cammino, di una ricerca, ossia che da soli non si può far niente, con la preghiera invece si fa tutto. Lo diceva che voleva, se c'è la fortuna di andare a casa, io ho deciso di andare al Cotolengo e far servizio al Cotolengo. Là. Nelle notti in cui si vedevano la morte vicino col fratello, avevano promesso che se arrivavano in Italia avrebbero fatto in onore della Madonna, della Consolata, qualche cosa. Mi hanno detto: così se ritorniamo, cioè domani siamo ancora vivi, facciamo pilona via Consolata. Si sapeva nessuno se erano vivi o se erano morti, perché ce ne hanno dato tutto dispersi. Mi ricordo che fratello Luigi, quando lo ricordo lì in cucina, quando è arrivato, era seduto in uno stato pietoso con tutta la gente attorno, i parenti, tutti i vicini, si parlava, quindi lo ricordo bene. Quello ce l'ho anch'io, quel ricordo lì, e difatti faceva paura della magrezza che aveva. Era magrissimo, sì. Era veramente, non lo riconoscevo, per me era come uno sconosciuto. Mia suocera gli chiedeva sempre cosa aveva, lui non lo diceva mai. Io, birichina com'ero, passavo in tutte le stanze e lo pescavo che era in ginocchio, e una volta l'ho visto, mi sembra proprio, non so se piangeva, ma di certo non era felice. Quasi quasi non lo riconoscevo più, era sempre più devoto, più in chiesa. In giro si vede a poco, o casa o chiesa, sempre. Stava pensando, ecco, che sembrava che dovesse decidere qualche cosa. Di fatto aveva perso il rapporto comune con la famiglia e con le cose della vita. E poi decide e parte e va al Cotolengo e realizza questa sua esperienza di servizio. Sul finire del 1833, il canonico Cotolengo iniziò a raccogliere nella piccola casa della Divina Provvidenza
alcuni giovani desiderosi di consacrarsi a Dio nel servizio dei poveri. In buona parte si dedicavano all'insegnamento, altri vennero avviati al servizio infermieristico. Affascinato dal loro stile di vita e forte dell'esperienza maturata in Siberia e in Mongolia, nel 1946 Andrea Bordino entrò come postulante nella famiglia dei Fratelli di San Vincenzo, come si chiamavano allora. Da quel momento, assunto il nome di Fratello Luigi della Consolata, avrebbe dedicato ogni istante delle sue giornate alla piccola casa. Il fratello è una persona che si consacra totalmente a Dio e agli altri, quindi sceglie la strada di maturare ciò che ha fatto Cristo, cioè quello di offrirsi il più possibile in modo completo agli altri, fino a sacrificare tutta la sua vita. Ecco, il fratello credo che sia per me le braccia dell'amore di Dio, no? In cui esprime nella sua realtà, non a parole, ma esprime teologicamente quello che la Chiesa pensa. Rischia di essere poco conosciuta come vocazione, perché è più nascosta, è più immersa nelle vicende quotidiane. L'inserimento di Fratello Luigi e di qualche altro confratello dopo la guerra hanno portato una sensibilità e una vitalità nuova. Questi avevano sofferto veramente la guerra nel modo più tragico del termine e quindi sono diventati una proposta all'interno di questo gruppo, all'interno di questo gruppo. Luigi era una persona molto intelligente nella sua anche semplicità di piemontese, che non aveva sovrastrutture, non guardava al fraseggio forbito, eccetera, ma captava benissimo in sala operatoria ogni gesto che veniva fatto dal medico e soprattutto si interessava della parte anestesiologica, perché era una forma anche di assistenza morale in sala operatoria quella. Lui rubava il lavoro, ecco, nel senso che vedeva lavorare e lui lo faceva con un automatismo, diciamo, immediato, ecco, davvero. Fratello Luigi era, io lo ricordo, quando passavano i chirurghi, gli ortopedici, i vari medici, Fratello Luigi c'era nell'equipe e non era considerato uno qualsiasi. All'inizio, quando io conobbi Fratello Luigi, rimasi molto meravigliato, quasi un po' indispettito dall'estrema fiducia che medici, suore, infermieri, pazienti concepivano per questa figura professionale. Mi resi conto di essere di fronte a un personaggio del tutto particolare, per la sua operosità, per la sua abilità professionale, per la sua carità, e manifestava indubbiamente una cultura medica non indifferente. Poi era sempre disponibile, io non so dove andava a prendere questa disponibilità, questo sempre essere pronto in qualunque momento. Il fratello Luigi non parlava delle notti passate per le chiamate urgenti dei malati dell'ospedale, non ne parlava mai. E mi risulta che c'erano ed erano certamente non rare. La difficoltà, io penso che per la persona che ha bisogno deve essere molto difficile capire che si trova in difficoltà nel chiedere. Invece Fratello Luigi arrivava prima che l'altro richiedeva.
quel suo passare, quel suo mettere la mano sul letto dell'ammalato, sul guanciale, proprio come dire, guardi, stai tranquillo, stai sicuro che ci siamo anche noi, non è che ci sei solo te, ci siamo tutti noi. Era come una placenta, fratello Luigi, che garantiva tutto il necessario per la vita, con un'attenzione che è materna, che è paterna, che è fraterna. Però di fatto chi la riceveva godeva la sensazione di questa assoluta garanzia, per cui con fratello Luigi i malati si facevano sgozzare, perché erano sicuri che comunque, soprattutto, non li avrebbe abbandonati. Una continua unione con Dio, ma sempre, faceva le meditazioni e lui pregava e faceva pregare anche il malato, cioè il malato sentendo lui pregare automaticamente pregava anche lui. Non è che lui si lasciasse sorprendere in situazioni ascetiche o cosa, tuttavia noi sapevamo che lui pregava e pregava anche per i casi che si operavano. Io lo ricordo in sala operatoria seduto su uno sgabello con la corona in mano. Si può dire che pregava sempre, pregava lavorando, pregava pregando, pregava dormendo. Aveva una potenza di personalità tutta discreta, tutta interiore, che si sprigionava da quello. Ecco, il sentirlo pregare, lei era costretto a dire: ma questo ci crede davvero? Ci trovavamo lì, è nata una bella amicizia e un modo di pregare assieme. Lui diceva rezare, e io leggevo, dice, ma non leggi, già, lascia stare, io non leggo, io non capisco i libri che leggi, lascia perdere, non che non lo capisse, ne capiva i come, solo che probabilmente, diciamo, la sua preghiera era un po' più alta, no? Molto semplice, ma molto alta, cioè, parlava con una persona. La preghiera comunitaria per lui era essenziale. Poi però non era come siamo un po' tutti noi religiosi, abbiamo un debito da pagare. Il breviario va detto, l'ora d'adorazione va fatta, il rosario bisogna pregarlo e quindi poi quando abbiamo finito dico finalmente ho finito, adesso mi godo questo tempo o davanti al televisore o con un libro che mi piace o facendo quattro passi. Ecco, per Luigi non era così. A quel punto c'era un secondo tempo di preghiera con fratello Luigi che era quella personale. Fratello Luigi diceva sempre, ah, fede ma di quella, guardiamo lassù il paradiso, basta un pezzettino di paradiso, poi tutto il resto, non conta niente. Voleva tanto bene Barbone, sì. Lui, e erano i suoi prediletti proprio, anche quando arrivava qualche caso pieno di pidocchi, qualche ammalato, ecco, erano per lui quelle persone. Il Barbone era Gesù Cristo per lui, quindi, ma non lo diceva, ma lo serviva come tale, addirittura lo serviva in ginocchio, nel mettergli i piedi a bagno, acqua calda, acqua fredda per riattivare la circolazione, cioè lui si inginocchiava, no? Ed erano i momenti in cui vedevi uno che, ecco, celebrava la carità. E lui aveva un barbone affezionato con dei disturbi gravi di circolazione del piede, e questo qui ogni inverno arrivava e si faceva tagliare un dito del piede perché in effetti ne aveva bisogno, e in anestesia non locale né generale, ma con la grappa.
Il fratello Luigi gli dava la grappa, lo consolava, cercava di rispettare l'individuo e anche queste piccole debolezze, visto che poi con questo si riusciva a ottenere un risultato ottimo. Fratello Luigi visse in prima persona le vicende che accompagnarono il riconoscimento pontificio, ratificato nel 1965, della congregazione religiosa dei fratelli Cottolenghini. Anni difficili, nei quali si distinse per buon senso e lungimiranza, qualità attinte dalla preghiera continua, incessante. Più che con le parole, educava, ammoniva e predicava con la vita. C'era dei contrasti, anche c'era delle diversità di vedute, e lui si è comportato molto bene in quanto ha sempre collaborato, anche quando le cose sembravano che erano molto difficili, senza scoraggiarsi. Gli altri agivano e lui pregava. Quando lui pregava, gli altri partivano tranquilli, perché comunque riuscivano a sfondare laddove c'era bisogno di sfondare. Certamente con noi ha sofferto molto, però è sempre stato più ottimista, direi, che di noi, anche di me stesso. Una persona nella sua normalità è eccezionale. Ecco. Io ricordo quando sono stato superiore, mi sono riservato la domenica sera per una partita a scopa, proprio perché era il momento in cui mi liberavo. Se mancava il quarto, fratello Luigi veniva. La domenica sera veniva e tra l'altro giocava bene, perché io non so come facesse a giocare, perché lo si sentiva bisbigliare preghiere tra una puntata e l'altra, però di fatto con lui si vinceva. Fratello Luigi era un fratello come tutti gli altri, no? Sebbene si vedeva che, insomma, il suo modo di fare, il suo modo di pregare, il suo modo di vivere, di stare in comunità, era qualcosa di diverso, no? Cioè, si vedeva che lui viveva per qualcuno. Quando camminava sempre con la testa bassa, ma lo sguardo, con gli occhi sorrideva, salutava con gli occhi lui. Lo sguardo di fratello Luigi è una cosa che non tutti sopportavano. Lo sguardo di fratello Luigi era anche difficile da sopportare, perché fratello Luigi ti leggeva dentro, non era così facile mentire. Ho fatto un esame ematologico, c'era presente il dottor Strada e mi dice: guarda qua, il mio fegato sta andando, ecco. E poi, insomma, vedendo poi tutti gli esami, ha capito che si trattava di una malattia abbastanza impegnativa. E dice: allora adesso mi preparo per il cammino che devo fare, il resto che mi rimane. Affidava alle mani di Dio e alle mani dei medici, con molta fiducia, con molta rassegnazione, nella perfetta consapevolezza clinica della prognosi infausta a breve termine della malattia. Diceva: se valesse la mia sofferenza per poter così suscitare vocazioni alla piccola casa, alla comunità dei fratelli. Scosso dalla febbre, tormentato dai dolori, angosciato dalle emorragie, era conscio che questa sofferenza era l'ultimo anello che lo congiungeva a quel nostro Signore Gesù che lui aveva conosciuto nelle preghiere, servito nei poveri ed amato in tutte le ore della sua giornata. È morto benedicendo Dio e cercando di esortare anche noi che gli eravamo vicino, che stavamo bene. Anzi, qualche volta rammaricarsi con noi perché non facevamo altrettanto.
Ma lui sovente si è lamentato con noi per questo atteggiamento. Dice, dovreste dire Deo gratias anche voi, non sapete dirlo. Nel momento che fratello Domenico è andato fuori, guardate che fratello Luigi è ispirato, e un attimo fuori dalla porta si è riempita, non riuscivo nemmeno più a uscire, un pianto continuato. Tutti erano lì in ginocchio, chi piangeva, chi pregava, non sapevano più cosa fare. Dopo il decesso i suoi cornea sono stati donati. Non so chi ce l'ha, ma però ho saputo che sono state bene accette in quanto vedono e ammalate. Luigi non è morto, no? È un po' un paradosso, ma Luigi vive, no? Vive così, giorno per giorno. È una bellissima figura di Cottolenghino, no? Tutti noi vecchi medici cottolenghini, nel momento della difficoltà, la preghiera a fratello Luigi la facciamo, perché lo sentiamo presente. Quando sono qui in sala lo prego sempre, e in cucinetta abbiamo la foto, allora vado a fare un giro di fratello Luigi, dammi una mano. È qui con noi. Alcune vocazioni di Oni credo che siano anche un dono di fratello Luigi, no? Che ci fa? Sento che mi aiuta a credere, mi aiuta a pregare, mi aiuta in mille cose, ecco, per cui la sua presenza per me è veramente un dono di Dio. Per me la cosa più importante è questa, che non ha fatto nulla di straordinario. È proprio la sua grandezza sta nell'ordinarietà, nella fedeltà al suo dovere quotidiano. Vivere non potrò vivere più molto, ma però è difficile che mi passi il ricordo di fratello Luigi. Penso che sia un modello da poter far vedere ai giovani, d'oggi, che si può vivere una vita normale, no? Anche con sacrificio ovviamente, ma normale così. La può vivere chiunque. La santità è alla portata di tutti. Visto fratello Luigi?